Allora, buonasera signora Telese di La Sette e del Fatto Quotidiano. La mia prima domanda che vorrei farle questa sera è come è cambiata diciamo, la trasmissione in onda dopo la rinuncia diciamo, della Costamagna al ruolo di co-conduttore e l'arrivo di Nicola Porro? Quando Luisella è stata sostituita è cambiato tutto, perché passavamo da una trasmissione con due persone di orientamento culturale simile, anche se di carattere molto diverso e di tendenza al rapporto conflittuale, siamo passati a due persone con idee opposte, carattere più o meno compatibile e tendenza alla contrapposizione, diciamo, sui temi e sulle idee. Però è cambiato anche nella forma. Luisella era più intenzionata a fare una TV che fosse centrata sullo studio. Noi usiamo molto i collegamenti, usiamo David Parenzo, che è diventato un terzo protagonista del programma, per raccogliere gruppi di cittadini, rappresentanze, studenti, operai, contadini, un po' di tutto. Nel panel di oggi, a proposito appunto di come del cambiamento dei media, effettivamente del rapporto tra i media e la politica dopo l'arrivo del governo tecnico, lei sosteneva che il governo tecnico è stato, diciamo, coccolato, vezzeggiato dai media. Può approfondire un pochino questo aspetto? Sì, Berlusconi e Prodi in modo diverso hanno sempre dovuto fare i conti con una percentuale di dissenso obbligato. Prodi aveva contro sicuramente i grandi quotidiani di centrodestra, Libero del Giornale e Mediaset, quindi tre canali più un pezzo della Rai. Berlusconi aveva comunque contro il gruppo L'Espresso, il Fatto Quotidiano e i grandi talk show di informazione indipendenti o orientati a sinistra. Invece intorno al governo Monti c'è un po' questo senso di religioso rispetto, di cortesia, di affabilità. Hanno fatto una serie di errori sesquipedali, ma non sono stati mai messi spalle al muro i tecnici, perché in fondo si pensa che sia una necessità della storia. E poi farsi i nemici vuol dire uscire da una sorta di rispettabilità sociale. Molto spesso si è parlato di come la politica e i politici, effettivamente il potere, influenza nei fatti il giornalismo, ma secondo lei c'è un'influenza anche del giornalismo verso la politica? Beh, assolutamente, il giornalismo ha costruito e distrutto le carriere dei politici. Ora non so, penso a Renata Polverini, senza Ballarò non sarebbe presidente della provincia, Deborah Serracchiani, se dopo quel momento blob non avesse fatto il giro di talk show non sarebbe diventata eurodeputata. Ci sono intere carriere che sono costruite sul successo di un episodio, di una storia, o magari sulla capacità di essere presentabili in un talk show. Ma detto questo, l'informazione decide l'agenda dei problemi. Può decidere che si parli di occupazione oppure di sicurezza. Vi ricordate, alla fine del governo Prodi sembrava che l'Italia fosse diventato un paese del terrore dove morivano i bambini sgozzati per strada. Io non ho più sentito parlare di sicurezza, né più visto un talk show sulla sicurezza da quando il centro-sinistra ha perso, guarda caso. Per quanto riguarda invece la carta stampata verso l'online, visto che in questo periodo si sta parlando moltissimo di come i giornali stanno transitando effettivamente verso il digitale, secondo lei come potranno effettivamente conciliarsi questi aspetti? Da una parte la reticenza della stampa tradizionale e dall'altra la spinta innovativa? Ma io sono un po' contro i luoghi comuni su questo, se non altro perché Il Fatto è un giornale che è nato da un blog, che è nato da un sito internet, che è nato da un blog. E la carta dà il peso specifico all'informazione, sempre di più. Puoi vendere 1000 copie, ma quelle 1000 copie, come i famosi lettori di Forcella, sono quelli che danno la credibilità. Il internet è una specie di bazooka che spara, non ha memoria, non ha profondità, è un cannone a una dimensione sola. Però importantissima, forse quella è domani sarà la prima dimensione di massa, ma in questo momento è anche un luogo senza memoria. Il ministro Severino proprio ieri sosteneva che i blog sono un po' come un abisso, una terra senza padrone, che invece bisognerebbe regolamentare di più. Sì, è un'altra sciocchezza, c'è molto analfabetismo, non so quanto la Severino abbia cliccato. Bisognerebbe, per esempio, quando si dice ai tecnici, almeno chiederle tre esempi.
per giustificare questo suo terrore dei blog assassini. Non ci sono casi di grandi diffamazioni o di persone rovinate dai blog, non mi risulta. Ci sono invece casi di grande controinformazione innescata da campagne che sono nate sui blog e poi sono diventate credibili. Perfetto, io la ringrazio davvero tantissimo di averci concesso il suo tempo stasera. Assolutamente. E le auguro un buon proseguimento di festival. A te.